Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Brescia Mozzanica. La partita si disputerà sabato alle 14.30 a Club Azzurri. In conferenza Milena Bertolini e Cecilia Salvai. E domani saranno diramate le convocazioni. Prego, la prima domanda. Ciao Milena, ciao Cecilia. Diciamo che questa partita è la partita un po' dove ci si aspettano delle risposte, immagino ve le aspettate voi, se l'aspetta la società, i tifosi, un po' tutto l'ambiente, perché due partite contro le due squadre più importanti in Italia, oltre al Brescia, che sono Verona e Fiorentina, sono arrivate due sconfitte completamente diverse, due partite che probabilmente non hanno niente l'una con l'altra, però che alla fine hanno portato a due sconfitte. Non so tu Milena se ti aspetti una reazione da tutta la squadra, perché comunque quando si perde dominando la partita solo per una questione probabilmente di determinazione o di aggressività, definiscila come vuoi, penso che la partita successiva ci sia una gran voglia. Probabilmente già lunedì avreste voluto rigiocare la partita col Verona, giocare questa, immagino. Sì, quest'anno dobbiamo dire che, diciamo, a differenza degli altri anni non siamo riusciti a vincere gli scontri diretti, e sappiamo quanto sia importante nel nostro campionato vincere gli scontri diretti. È chiaro che dopo, insomma, la sconfitta di sabato scorso col Verona abbiamo tutti una gran voglia di dimostrare, insomma, che non siamo quella squadra che adesso non riesce più a fare le cose, insomma. E anche perché, come dicevi tu, insomma, la partita col Verona va letta nel giusto modo, nel senso che la squadra ha creato, ha giocato. È chiaro che quando non le vinci vuol dire che non hai quella convinzione, quella determinazione che sono fondamentali per poter vincere le partite. E quindi assolutamente dobbiamo sabato dare tutto e dimostrare, insomma, che siamo una squadra importante. Ciao Cecilia, ciao Milena. Ciao. Milena, in vista della partita di sabato, pensi che questo altro scontro diretto contro il Mozzanica sia un buon banco di prova, oppure avresti preferito un match sulla carta più congeniale? Ma non lo so, è chiaro che il Mozzanica, assieme a noi, assieme alla Fiorentina, assieme al Verona, diciamo, e direi anche poi il Tavagnacco, sono, insomma, quelle squadre tra le squadre più forti, e è un avversario tosto, un avversario ostico, e comunque se si vuole fare bene bisogna vincere tutte le partite, quindi che poi sia il Mozzanica, forse da un certo punto di vista è un bene, perché insomma trovi già una squadra forte, quindi devi per forza tirare fuori tante motivazioni. Poi insomma e credo che sabato sia una partita difficile. Probabilmente se uno mi avesse chiesto preferivi il Mozzanica o un altro, ma probabilmente è indifferente, devo dire la verità, che sia Mozzanica che sia un altro è indifferente. Chiaro che è una partita difficile, perché oltre che incontrare una squadra forte è il derby, e sappiamo quanto sia importante qui a Brescia il derby. E questo è il vero derby, non è tanto la partita col Verona il derby, ma questo è il vero derby, e l'aspetto caratteriale, l'aspetto dell'agonismo, credo che sarà una componente importante della partita di sabato. Ciao Cecilia, ciao Milena. La partita contro il Verona, anche nelle altre partite, quelle che contavano, la squadra ha creato gioco, però si è vista poco concreta. Quella contro il Mozzanica può essere l'occasione finalmente di far dire ai tifosi che la squadra ha gioco, però deve essere anche cattiva nei passaggi finali. Ah beh, assolutamente, bisogna cercare di migliorare e di andare a lavorare su quegli aspetti che finora ci sono mancati, che sono proprio questi, la cattiveria, la determinazione, la voglia di portare a casa il risultato, e quindi è questo aspetto che in questo periodo ci è mancato. E assolutamente, se vuoi provare a portare a casa una partita come quella di sabato prossimo, non puoi prescindere da queste componenti. Una domanda anche per Cecilia.
Tu sei arrivata quest'anno, quindi non hai un parametro per giudicare rispetto agli anni passati, però come ti sei trovata in questi mesi a Brescia, e se questo ambiente così tranquillo, rilassato, forse in certi momenti invece sarebbe servito un pochino più di adrenalina per trovare risultati, o secondo te non c'entra niente e comunque i risultati che sta venendo sono dovuti a delle difficoltà che ci sono quest'anno? Ma per quanto mi riguarda non penso di trovare niente di negativo in questi mesi qua a Brescia, anzi ho avuto modo comunque di migliorarmi, e di questo sono contenta. Mi trovo bene con lo staff, con le ragazze, con tutti, non ho veramente riscontrato nessun problema, e anzi la cosa più positiva che ho trovato è proprio la tranquillità che c'è in questa società, che poi venga a mancare perché tu perdi 2 scontri diretti penso che sia il minimo, nel senso che ovviamente non c'è la stessa serenità di quando vinci o quando perdi. È anche una società che in questi anni comunque ha vinto tanto, quindi magari anche poco abituata a vivere questi momenti di difficoltà, però dobbiamo cercare comunque, soprattutto chi va in campo, comunque di mantenerla questa serenità e tranquillità, anche se sappiamo benissimo che dobbiamo comunque qualcosa dimostrare a partire da sabato, però è importante comunque insomma mantenere appunto sempre il nostro gioco, la nostra tranquillità, poi essere magari più determinate, più concrete, quello sicuramente, ma non è quello il fatto fondamentale secondo me. Cecilia, in questi giorni di preparazione per la partita di sabato, come hai visto, come hai registrato lo stato d'animo delle tue compagne? E poi ti chiedo un'ultima cosa, in questo cambiamento che c'è stato nelle ultime gare, con il passaggio al 4-4-2, tu che sei proprio una delle dirette interessate perché fai parte del pacchetto arretrato, come giudichi questo passaggio, quindi come vi trovavate prima, come va adesso? Grazie. Ma penso che questo passaggio, insomma, bisogna comunque adattarsi, cioè bisogna sapersi adattare, e secondo me lo facciamo anche bene, nel senso che se c'è bisogno di giocare a 3 giochiamo a 3, se c'è bisogno di giocare a 4 giochiamo a 4. E siamo comunque giocatrici, io e le mie compagne, che perlomeno abbiamo sempre fatto più o meno tutti e 2 i moduli, quindi diciamo che non abbiamo avuto grandi difficoltà per questo. Parlando il pubblico, ti aspetti tanto pubblico e tante persone che vi appoggeranno, nonostante c'è anche, perché anche sabato nel medesimo giorno c'è anche la partita di Serie B, Brescia Avellino, si giocherà alle 14:00, voi alle 15:00, ti aspetti tanto pubblico? Io me lo auguro che ci sia tanto pubblico, sinceramente è un derby, quindi è un motivo in più per venirci a vedere. E sicuramente, visto comunque lo stato d'animo nostro di questa settimana, eravamo comunque molto serene, ho visto comunque le mie compagne anche tanto motivate, quindi sicuramente sarà una bella partita. Per Milena l'ultima domanda. In questi anni ovviamente tu hai cercato sempre di metterti davanti alla squadra, prendendoti le responsabilità di fronte soprattutto alle sconfitte, quando c'erano le vittorie giustamente hai lasciato spazio alle ragazze. In questi giorni anche le dichiarazioni del presidente, anche i chiarimenti che ci sono stati, hanno voluto comunque dare un po' più di responsabilità alle ragazze. Secondo te questo è una cosa positiva, nel senso anche responsabilizzare giocatrici che adesso, probabilmente gli anni passati molte erano ai primi anni ai vertici, anche abbastanza giovani, adesso che sono quasi tutte giocatrici mature, aspettarsi anche che si prendano la responsabilità sia in campo che fuori di cose che non vanno, stiamo sempre parlando di calcio, però comunque siamo una squadra, è una squadra che punta sempre a vincere, ovviamente, anche una società. Sì, certo, ma io credo che noi abbiamo visto tanti momenti belli e tante vittorie, abbiamo preso tanti complimenti e abbiamo avuto tanta gente che ci ha fatto i complimenti e tutti ce li siamo presi.
perché come fanno sempre piacere, creano autostima, soddisfazione, eccetera. Però credo che come ci siamo state molto bene dentro alle vittorie e ai complimenti, altrettanto dobbiamo avere la forza e la maturità di stare anche nei momenti di difficoltà. E questo è un momento di difficoltà e sinceramente le ragazze che alleno, il gruppo che alleno, è un gruppo che per quello che ho visto io, che le responsabilità se le prende, ci sta dentro, ma ci dobbiamo stare dentro tutti, perché queste vittorie le abbiamo, almeno dal mio punto di vista, le abbiamo costruite insieme. Come abbiamo costruito insieme le vittorie, nei momenti di difficoltà bisogna stare tutte insieme. È chiaro che è un po' in generale anche la mentalità che c'è in Italia, io lo chiamo un po' lo sport nazionale, nel momento in cui tutte le cose vanno bene sono tutti sul carro dei vincitori, nel momento in cui le cose vanno male magari le colpe non se le prende mai nessuno e sono sempre degli altri e si tende a deresponsabilizzarsi. Invece noi, e questo è quello che ho detto alla squadra, se vogliamo veramente fare il salto di qualità e vogliamo diventare delle giocatrici e delle persone e di conseguenza delle giocatrici veramente di livello alto, bisogna stare in questi momenti di difficoltà, bisogna starci perché sono questi i momenti di difficoltà che ti fanno crescere e diventare più forti. Poi è chiaro, c'è chi ci sta e c'è chi preferisce tirarsi fuori e magari trovare il colpevole, perché magari nel momento in cui trovi il colpevole è tutto più facile, ma non è il nostro modo di pensare all'interno della squadra. E io devo dire che, ma lo dico da sempre, da quando sono qui, ho molta fiducia nelle ragazze che alleno, nel gruppo, perché penso di avere delle ragazze, ma non perché lo penso, perché me lo dimostrano ogni giorno in allenamento e in questi anni, sono ragazze che hanno dei valori profondi e hanno dello spessore. E quindi adesso dobbiamo essere brave tutte assieme a starci dentro e tutte assieme a saltarci fuori. L'ultima domanda a Cecilia Milena. Capisco il momento della squadra, però non si è parlato del Mozzanica. Ecco, la squadra, parlando del Mozzanica, la prossima avversaria, che squadra affronterete? Ma intanto, essendo un derby, penso che già quello sia una motivazione in più sia per noi che per loro. Poi il Mozzanica comunque è sempre stata una squadra difficile, giocano molto sulla velocità, soprattutto nel reparto offensivo, quindi penso che sarà fondamentale mantenere comunque alta la concentrazione per tutta la partita, perché basta poco che insomma loro possano farti gol. Altre domande? Bene, allora vi ringraziamo. Grazie.